Ok, buongiorno a tutti, direi che possiamo partire. Allora, avete visto la parte sulla programmazione lato server, che era diciamo l'altro grosso argomento del corso. Adesso rimane soltanto una lezione che poi introduciamo già oggi su Ajax, però grosso modo siamo arrivati alla fine. Partiamo come al solito dalle domande che mi avete segnalato. Ok, alle domande che mi avete segnalato sul sito. Allora, la prima è la più semplice: quando bisogna modificare nel web XML il nome del file contenuto in welcome file. Allora, quando abbiamo fatto un progetto col Google App Engine, tipo ad esempio prendiamo questo, ok, avete visto che avete una cartella dentro src main web app webinf col file webxml. Ok. Questo file è un file di configurazione utilizzato dal Google App Engine, e per quello che vediamo noi lo usiamo soltanto per due cose. Ok. La prima è quella delle servlet, cioè per creare delle servlet e per mappare da un determinato URL una servlet associata. L'altra, appunto, è questa qui del welcome file. È una cosa molto semplice e fondamentalmente vuol dire questo: quando voi nel vostro sito scrivete localhost 8080, oppure se lo caricate sul Google App Engine scrivete pincopallino.hotspot.com, ok, non avete ancora indicato un URL completo, ad esempio anche in generale http://www.google.com, ok, non indica un URL completo, ok, indica il computer di Google, un determinato computer di Google che verrà risolto dal DNS. Per completare un URL ci manca 2.80, per dire che è la porta utilizzata dai server di Google per comunicare, e poi slash sarebbe il nome del file all'interno dei file system di Google che vogliamo accedere, tipo ad esempio index.html. Okay. Noi di solito ci fermiamo ovviamente qui a scrivere un URL, perché le altre informazioni sono in un certo senso dati di default, o ci pensa il sistema per noi a completare le informazioni mancanti. Okay? In particolare il welcome file è questa parte qui. Okay? Il welcome file dice: se l'utente non ci scrive niente, ci scrive soltanto localhost 8080 o ci scrive marco.hotspot.com, qual è il file che lui vuole ricevere? È quello che noi abbiamo messo in welcome file. Okay? Quindi in generale rappresenta il primo file della vostra, il file che viene servito se l'utente non specifica che file vuole. Okay? È la scelta di default, appunto. Tipicamente questo file qui è preimpostato a index.html. Se magari voi cambiate la pagina, perché ad esempio te lo trasformate in index.jsp, vi trovate un po' il problema che se l'utente prova ad accedere al sito semplicemente con localhost 8080, il sito cerca di, e qua ci fosse scritto index.html, il sito cerca di dargli il file html e quindi tipicamente risulta in un errore 404, pagina non trovata, perché l'index.html non c'è. Okay. Quindi in questa circostanza certamente meglio modificare questo welcome file e metterlo sicuramente a un file che esiste,
ok? Un file che esiste nel vostro sistema. Ok? L'altra domanda era relativa al data store, che è una delle parti più importanti, possiamo dire, della programmazione lato server, il fatto di poter accedere a un database che in un certo senso memorizzi in maniera centralizzata le informazioni di diverse informazioni che poi possono essere servite a dei browser, è forse il motivo principale per cui facciamo la programmazione server side. Ok? In particolare abbiamo visto che il data store del Google App Engine non è un data store, diciamo, SQL tradizionale, ok? Funziona grosso modo come un data store SQL, ma con delle differenze, ok? In particolare, per questa domanda qua, non ho capito come funziona il GET con il data store. In particolare non mi è chiaro il funzionamento delle key. Se ad esempio si crea un entity senza key, come funziona il GET? E comunque in generale avrei bisogno di qualche esempio e chiarimento al riguardo. Lo faccio poi a fare il get in modo che venga mostrato ogni entity presente all'interno della libreria. Okay? Questo perché il data store, diciamo, può funzionare in due maniere distinte. Okay? Adesso facciamo magari un esercizio in cui proviamo a vedere entrambe queste maniere. Okay? La prima è quella che funziona grosso modo come era un HMAP in Java, o come ad esempio sono gli oggetti in JavaScript che abbiamo visto qui in questo corso. Cioè abbiamo una tabella, abbiamo un HMAP che potrebbe essere associata a una tabella del data store, okay, che associa determinate chiavi degli oggetti, okay, e ho dei meccanismi per inserire delle informazioni in questa tabella, okay. Quando inserisco con una put una entity dentro il data store, e dei meccanismi per tirare fuori un determinato oggetto dalla tabella se conosco la chiave di quell'oggetto. Questa è la modalità con cui accedo al data store. Okay? Un'altra modalità con cui accedo al data store è con delle query simili come concetto all'SQL. Okay? Cioè posso fare delle select fondamentalmente in cui seleziono diverse entità a partire dal data store, tipicamente sulla base delle proprietà che sono indicate negli oggetti del data store stesso. Okay? Quindi ho queste due modalità fondamentalmente. Se conosco le chiavi posso accedere alla struttura come se fosse un HMAP, quindi immaginiamo un accesso molto veloce alla struttura stessa. Se non ho le chiavi posso fare delle query SQL. Quindi non ho capito come funziona il get e il data store, in particolare non mi è chiaro il funzionamento delle key. Se ad esempio si crea un entity senza key, come funziona il get? In generale la risposta è il get non funziona in questo caso. Cioè se non so la chiave a cui, perché non l'ho impostata io, ma il sistema l'ha generata automaticamente per i fatti suoi, se non conosco la chiave per accedere a un'entità, non posso usare il get per quell'entità. È un po' simile a come nelle HMAP, d'accordo? Se voi volete accedere a un'entità, dovete conoscere la chiave di quell'entità. Altrimenti potete scorrere nelle HMAP tutte le chiavi e fare un qualcosa con tutte le chiavi. Che infatti qua va alla seconda domanda. Come faccio a fare il get in modo che venga mostrato ogni entity presente nella libreria? Anche in questo caso non farò dei get, ma farò una query che seleziona tutte le entità a partire tutte le entità, tipo una select asterisco da questa tabella. Ok? Che è anche simile poi alla domanda dopo. Come dovrei scrivere, se fossi interessato ad avere all'interno di una pagina HTML l'intero elenco delle entità presenti all'interno di un data store, indipendentemente dai loro parametri? È il voler fare una select asterisco fondamentalmente, prendere tutti i campi di quella cosa. Proviamo a fare un piccolo esercizio, vediamo anche una cosa nuova su questa cosa qua. Okay? In particolare proviamo a fare una pagina
non stiamo a badare allo stile con Bootstrap e così, facciamo proprio una pagina semplicissima in HTML, una pagina che contiene una casella, due caselle di testo, nome, cognome e un pulsante di invia. E questa prima form invierà i dati al data store e il memory. Stessa